Questo libro è nato prima di tutto dentro di me, questa voglia, questa esigenza di raccontare il Vittorio intero, il Vittorio completo, perché Vittorio è abbinato principalmente alla Palestina. Quando si parla, anche le persone parlano di Vittorio, lo vedono proprio, lo vedono a Gaza, lo vedono sulle barche, lo vedono nelle manifestazioni. In realtà Vittorio è molto più di questo, perché Vittorio ha avuto tutta una vita che lo ha preparato proprio a questa scelta importante. E il viaggio di Vittorio l'ho voluto chiamare così proprio perché narra di questo viaggio che è iniziato, possiamo dire, già da quando era bambino, con questa sua passione per la pace, per la giustizia, che poi è diventata quella che lui racconta da Gaza, quando dice: io ho una passione sfrenata per i diritti umani. Però tutto questo è iniziato già da quando era piccolo, vivendo anche con noi, ascoltando e partecipando anche ovviamente da bambino e da ragazzo a quello che la nostra famiglia faceva qui in paese. Ed è un ripercorrere proprio questa vita nelle varie tappe. Quindi dopo l'adolescenza, dopo la maturità, questo primo incontro con un mondo completamente diverso, e iniziando proprio dal Perù, poi passando attraverso i monasteri dell'Est Europa, le comunità che raccolgono ragazzi di strada o ragazzi disabili, per arrivare poi alla scelta finale, che è stata quella della Palestina. Vittorio era un bambino come tutti gli altri. Forse quello che lo distingueva un po' era questo suo amore per la scrittura e per la lettura. Amore per la lettura che già io alimentavo, perché il libro, anche da piccoli, era il regalo preferito sia da parte mia nel farlo, sia da parte sua e di Alessandra nel riceverlo. E Vittorio dimostrava già proprio anche la voglia di stare in compagnia, la voglia di stare con i compagni, di condividere, anche se in fondo è sempre stato un po' un solitario, ma questo è successo crescendo con gli anni, dopo quello, come racconto nel libro, quando ci fu la scoperta di questa sua cardiopatia, quindi si ritirò molto in se stesso. Quando ho scritto questo libro, che io chiamo un lungo racconto, perché non sono una scrittrice, l'ho scritto anche tenendo presente le domande che mi fanno in molti, soprattutto i ragazzi. E forse con questo libro io voglio dire che la speranza deve esserci sempre nei nostri cuori, anche quando le situazioni sono difficili. E io mi auguro che le mamme che lo leggeranno, i ragazzi che lo leggeranno, fra gli altri, possano intravedere in Vittorio uno spunto, uno stimolo per non lasciarsi mai abbattere, perché se la mira è alta, se l'utopia noi riusciamo a coltivarla nel nostro cuore, ecco, Vittorio può essere veramente un buon compagno, colui che ci sollecita a non abbandonare mai la strada che abbiamo scelto, anche se questa strada è difficile. Poi per i tanti che, come sottolineavo prima, vedono in Vittorio il combattente per la Palestina, amarlo ancora di più, perché potranno capire quanto è stato lungo e a volte anche doloroso il viaggio che lui ha compiuto, e forse anche quell'ammirazione che io stessa ho tuttora per mio figlio, di non arrendersi anche quando lui è stato picchiato, malmenato. Lui non ha mai smesso di seguire questa strada, perché aveva capito che era proprio la vita che lui doveva vivere. Quindi anche è un libro in cui si piange, ci si commuove, ma anche si sorride, perché Vittorio era anche così, cioè, era difficile vivere con lui per il suo carattere anche impetuoso.
Però era anche bello perché nei momenti più imprevedibili lui riusciva a farti star bene, insomma, a farti gioire. Fra le tante lettere che io, le mail che io e Vittorio ci scambiavamo, ecco, vi leggo questa che del 16 marzo 2009 siamo a neanche 2 mesi dalla fine di Piombo Fuso. Caro figlio, il cuore di mamma lo sente quando i suoi figli soffrono. E basta il tono della voce come la tua stasera per confermare che è così. Quando in tanti mi chiedono come stai, io dico sempre che chiunque come te ha visto quello che hai visto e si è sentito la morte vicina ogni giorno, non sarà mai più lo stesso e ci vorrà molto, molto tempo per riabituarsi a una vita senza morti, senza grida, senza bambini macellati e amici perduti. Ma non bisogna cedere, bisogna continuare a testimoniare perché i morti, le grida, i bambini e gli amici perduti ce lo chiedono. Dobbiamo essere forti anche quando ci sentiamo solo, soli in mezzo al frastuono, confidando nelle amicizie, negli affetti, nella catena di solidarietà che hai saputo creare. Coraggio, Vittorio, sii forte. Noi siamo con te e ti abbracciamo con tantissimo affetto. Mamma e papà con Alessandra.